Amici, amici infedeli, eccoci tornati al secondo nostro appuntamento, quinta stagione, qui a Televomero, appuntamento imperdibile, irrinunciabile, con l'infedele, con Enrico Fedele. Ciao Enrico, ben arrivato, grazie amici, grazie davvero di cuore. Dobbiamo ringraziare Enrico perché martedì scorso, nella nostra anteprima puntata zero della quinta edizione, abbiamo avuto un ascolto davvero clamoroso e vi ringraziamo davvero. Spero anche stasera, ovviamente, seguite tutti la nostra trasmissione perché stasera siamo alla vigilia di un evento che aspettiamo tutti. Abbiamo combattuto un intero anno per ritornare dopo 2 anni in Champions e domani c'è questa serata di gala meravigliosa per gli amanti del calcio, un Napoli-Liverpool allo stadio Maradona alle ore 21, stadio esaurito e tutti che aspettano questa partita. Ne parleremo di Napoli-Liverpool, ma parliamo anche del momento del Napoli che si riscatta clamorosamente all'Olimpico contro Sarri, torna al 4-3-3, vince a Roma e si rilancia in classifica dopo il grande passo falso di Napoli-Lecce che noi qui in studio martedì scorso, la vigilia della partita, avevamo attenzionato. Stravolgo la scaletta perché non posso non presentare subito, poi vado in pubblicità, è ritornato da noi ovviamente nel campionato delle eccellenze delle Vomero, è la numero uno perché tra le eccellenze, oltre alla presenza stasera qui in studio del nostro capitano Guido Trombetti, che è tornato a trovarci a finite sti vacanze a Procida che sono state infinite, un po' ingrassato, ma questi terrazzi procidani, queste cene, queste cose, vabbè, comunque beato lui, se l'è meritato questo riposo. Torna con noi il mitico professor Salvatore Boccagni, ordinario di diritto riprocessuale civile alla mitica Federico II. Ciao prof, Buonasera, bentornato, grazie. Alla vigilia di una partita importantissima, Ron, come mi piace, sta partita con il Liverpool. Vi do i numeri di telefono e poi andiamo in pubblicità e cominciamo subito. 081 630 630 per intervenire in diretta, arrivano già i messaggi, ma come fate a farli prima che vi ho dato il numero? 351 533 8969. Ci fermiamo subito, cominciamo, ricomincia. Spalletti si è fatta male alla clavicola. Sì, c'è un tutore. Si è operato già, però. Si è operato, tutto a posto. Sì, si è operato. Ma tu lo sapevi? Io non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, io non... Le talpe a me non mi ricordo. Si è anche lamentato che la notizia... Ma non sapevo niente. Io non so niente. Perché tutto questo, questa omertà? No, ma perché? Cioè, si è fatto male, ringraziando di te sta bene, cioè non sappiamo che tipo... Eccolo qua, lo vediamo subito il nostro amico. Perché non si poteva dire? Non lo so, la privacy, forse. Se no, il cappellino mi lascia intendere che c'ha forse anche qualche segno... Qualche scoriazione mi lascia intendere, sì, non lo so. Professore, io non vado per logica. Siamo sicuri che è caduto, sì? Non lo sappiamo, l'importante è che sta bene, si è operato, sta bene, tutto. Allora, ci fermiamo. Primo stacco pubblicitario, torniamo subito, stanno già arrivando i messaggi. Il mio amico Pistone ha detto Pistone, ma com'è, l'uccellino non ha detto niente stavolta di Spalletti, il nostro uccellino che ci dice le notizie. No, caro Pistone, amico mio, non sapevamo niente nessuno. Pubblicità, torniamo subito. Professor Boccagni, l'infedele, Napoli-Liverpool e il campionato, vediamo la classifica, Atalanta prima in classifica. Amici di Televomero, allora cominciamo subito perché gli argomenti sono tanti, grazie per essere qui con noi in diretta per ogni martedì, puntuali come sempre alle ore 21, poi alle 23.30 circa ci sarà ovviamente la replica del programma. Enrico Fedele, il nostro protagonista, il nostro pilastro assoluto dell'infedele, giunto alla sua quinta edizione, e stasera è venuto a ritrovarci di nuovo il mitico professor Boccagna, che è non solo ovviamente una delle eccellenze napoletane, diritto processuale civile, ma è un grande competente di calcio. E allora io, caro professore Boccagni, caro Enrico Fedele, martedì scorso, nella nostra prima puntata, c'è stata una discussione molto forte, molto molto forte, nonostante il Napoli venisse da 2 vittorie prima in classe, c'era il turno infrasettimanale con Lecce e ovviamente l'uccellino che dice Pistone, che stavolta non ci ha detto niente di Spalletti, mi aveva suggerito che ci sarà un corposo turnover, abbiamo fatto vedere la formazione, cambiavano tutti, eccetera, e giustamente sia l'infedele, ma anche i nostri amici, il professor Gridelli, il professor Trombetti, il Firmano, diceva, ma scusa, ma come cambiamo modulo? Che succede? Il Napoli deve avere un'identità. È successo col 4-2-3-1, 6 giocatori e il passo falso con Lecce. Fortunatamente, rivediamo la slide, che cosa succede poi nella partita di sabato con la Lazio contro Sarri, contro il nostro amico Sarri che ci regala ovviamente delle pillole meravigliose, ricomincio dal 4-3-3. Cioè, ha ricominciato la 4-3-3. Io però, non è che voglio fare bassi incontrati, comincio col professore.
ma lui se non fa il turnover con il Lecce, quando fa sto turnover, prof, scusa, un momento, sto parlando col professore, un attimo. No, allora, io non sono un esperto di tattica, però penso che una certa, come dire, variabilità nei moduli ci deve essere, no? E quindi che si sperimentasse o che si debba ancora sperimentare, secondo me ci sta. Forse si è sperimentato troppo. Forse sul turnover più cambio modulo, quella è stata la cosa, la miscellanea. Il problema non è solo il modulo, ma sono anche gli interpreti, nel senso che penso che il 4-2-3-1 che abbiamo visto a Lecce è naufragato anche per, diciamo, colpa di alcuni interpreti che non sono in condizione, insomma, io aprirei un focus su Ndombele. Sì, assolutamente, che ancora non mi va. Però l'importante, Enrico, è che poi sabato, pronti via. Non mi fa. No, ma scusa, allora, ma stiamo parlando. Il professore oggi è buonista. Vabbè, buonista, ha espresso allora, il suo parere. Allora, voglio dire a te pure. Sì, dimmi. Quante partite abbiamo fatto? Abbiamo fatto 5 di campionato. Tu dici? Sì. Ma prima del Lecce? No, prima del Lecce, 3 o 4. Monza e Verona. Un signore, non Enrico Fedele, che ce l'ha detto, che pure ha una sua storia modesta, ma ha l'esperienza di 40 anni e passa. Il signor Capello, secondo te, sì, è autorizzato a dire come delle cose? Assolutamente sì. O no? Come te. Io parli di me, non parli di me. Ma io dico a gente, voglio dire persone che hanno fatto la storia del calcio. Che ha detto Capello? Non è mai capitato che dopo 3 partite si fanno 2-9. Chi è stanco? Per quanto riguarda poi il professore, che mi dice... Ma quindi il problema è il turnover, non è il modulo. Una variabilità, no. Una variabilità, è giusto che ci sia una variabilità, ma la variabilità quando esistono i presupposti per un caso estremo. Questo. Il Napoli è nato, io l'ho detto martedì, nasce e muore con il 4-3-3, perché se fa 2 un giocatore non serve, che lo botta, che in questo momento è il metronomo del Napoli. Questo. Quindi, ma cagnacchi vuoi tu, ma non fare questa determinata cosa. Ora, siccome Spalletti ha preso 2, perché hanno una università dove non c'è il professore Boccagni, il professore Rombetti, in Toscana, a Coverciano, se radunano con una soprattutto bella fiorentina, con fagioletti all'uccelletto, se radunano con la torta della nonna e parlano, ai socchisti, tu sei... hanno una scuola di allenamento, certo. E te ne dico tu, Agrop, Sonet, Fascetti, Orrico, Lippi, Olivieri. Mazzarri e che più ne ha Sarri, Allegri. Guarda quante è una scuola, dove insegnano 9 materie su 10 materie, 9 la presunzione. Come me non c'è nessuno, come faccio il disco, come me non c'è nessuno. come te non c'è nessuno, bravo, era come te, non bravo, era come te, come me e come te. E allora lui è come e vuole essere un primo attore. E sbaglia. Perché l'allenatore si deve mettere a servizio dei giocatori della propria vita. Mo ti dico una cosa e poi non ne parlo più. Anzi, da oggi in poi ho deciso di fare una inversione a U. Che non è pericoloso, attenzione. Attenzione. Però lo faccio per il Napoli. E vorrei il conforto del professore. Suppongo quando è domani. Non sono iniziate ancora le lezioni. No, ancora no. Ma se vogliamo, fate i studenti e dovete far dire come era stata la trasmissione. Siamo tutti bocciati. Allora, il Napoli ha 3 punti non deboli, ma diciamo non eccessivamente. Meno forti. Ecco, meno forti. O Portier. Classico. L'allenatore. Pure. E così via. Così mi sarebbe Osimhen per gli amici a casa. Però io da oggi in poi non voglio parlare più del portiere. Ok. Perché il portiere è del Napoli, rimane a Napoli con tutti i suoi pregi e tutti i suoi Ma firma il rinnovo? Ma non me ne fotta, ma a me oramai il concetto è un altro. Il calcio è cambiato. Si va verso dopo un contratto che tu sei. L'ha fatto Donnarumma, l'ha fatto Calhanoglu. L'hanno fatto tardi, perché non lo può fare pure Meret? È chiaro? Perché se non lo fai, rischi poi di perderlo in seguito, fai dei contratti enormi. Meret per me è il migliore portiere, con tutti i suoi difetti, però per me lo dobbiamo sostenere. Registriamo per favore. Lo dobbiamo sostenere, non è come fare a Fassari. No.
il Napoli non lo ha dato, sai perché? È per Navas, cioè non è andato bene. No, non era giù. Non lo voleva. Perché Navas l'avevano preso, solamente non lo voleva. Spalletti deve essere meno presuntuoso e gli esperimenti e facessero laboratori di chimica, poi parlavo con il professore con trombetta, o facemmo la chimica, dove sei con il professore c'è tanto, lascia stare un bel laboratorio. Il piccolo chimico, il piccolo chimico. Osimhen che deve migliorare molto. Ah, ancora, deve lavorare. Quindi, quest'ora di muro. Però per me adesso secondo me. Voglio sentire il professore. E voglio sentire il Meretta, Spalletti e Osimhen, prego, prof. Secondo me la gestione del problema portiere è stata imbarazzante. Sì, vero. Perché allora, andato via Ospina, Meret doveva rinnovare, poi a un certo punto era diventato addirittura o terzo portiere, e adesso gli stiamo andando a proporre un rinnovo dicendo che Meret però è bravo. Io non parlo del merito, Meret può piacere o non può piacere, dico come è stata gestita questa cosa. La gestione non è stata delle migliori. No, sicuramente direi proprio non è stata migliore. Anzi, lui credo che abbia comunque subito psicologicamente questa sorta di pressione, questa situazione. Forse alla fine rinnoverà, perché diciamo, c'è da dire che l'accordo era stato trovato, poi si era fermato. Detto con franchezza a Rovà, cioè se non rinnova che fa? Quale squadra ha bisogno del portiere? No, in questo momento la nessuno. Squadra buona, no, la squadra questo, che sta per i primi punti. In questo momento nessuno, lo stesso Torino ha scoperto questo gigante del fratello. A meno che a gennaio non torni calda la pista Navas. Lo so, però intanto la Champions già è stata fatta. Saluto, poi ti faccio proseguire perché sennò perdo i messaggi. Giovanni da Bosco Trecase. L'ipotesi che non gioco Osimhen, Raspadori e Zielinski fanno un partitone storico. Un saluto particolare al direttore, puntuale Cassandra, nel senso che le indovini tutte di questa città. Amici, buonasera, un abbraccio all'allenatore del Bologna, Mihajlovic. Mi dispiace per l'esonero, Tonino da Cardito. Ne parleremo poi di Mihajlovic perché voglio sentire un po' il parere su questo esonero, che insomma, voglio dire, ne parliamo a lungo. Ti faccio proseguire sul presuntuoso Spalletti, così come ha detto l'infedele. Ma forse Spalletti è presuntuoso, non saprei se addirittura si può dire che è un punto debole del Napoli, insomma questo mi sembra un giudizio molto severo. Sicuramente, diciamo, forse l'errore è quello di pensare di, come dire, vedo un eccesso di teoria, un po' di astrattismo, cioè di supplire col modulo, cioè, esatto. Tu devi sempre, secondo me, tenere presente gli interpreti che hai a disposizione in quel momento, chi è in forma e chi non è in forma, quindi certo. Per esempio togliere Lobotka in un momento in cui a tutti noi era evidente che lui è l'uomo più in forma. Prof, Enrico, io vi ripeto una cosa, ma Lobotka può giocare 38 partite. Ma perché questo è il primo tre? Però per adesso... Ma tu adesso fai... Oltretutto si arriva a novembre e ci si ferma. Ma tu fai un discorso che fanno tutti quelli che devono trovare la giustificazione. Allora, carissimo Vigliotti, sì. Tu sei stato tanti anni nel Napoli e onore, io tanti anni onore, non piacere. Nel Napoli ma altre parti. Sempre per 60 minuti giocavano gli stessi giocatori, dopo il 60esimo si cambiava. Anche perché ne hai 5 di cambio. Noi abbiamo delle situazioni precedenti, Mazzarri col Suava Bucarest, te lo ricordi? Come no? 3-0 prima tempo. Poi 3-3. Bravo, un'altra volta con Biondo Terzino, ti ricordi chi lo Biondo, un brasiliano? Fidelef! Mamma e Bumbè che combinò, non mi ricordo dove. A Chievo Verona. Bravo, allora dico, noi abbiamo un obiettivo, allora facciamo giocare la squadra, anche perché, caro professore, la squadra e i calciatori si conoscono con gli occhi, con la visione periferica. Certo, questi occhi, la visione periferica. Porta il calciatore a vedere di lato come e a chi deve dare la palla. Non so, ecco, io quando sto a casa mia, nel letto, faccio la mano, so che trovo che accendo la bacio. Ma qua, se vado dall'altra parte... c'è stata tua moglie dall'altra parte. Dipende da un lato c'è la moglie, dall'altro c'è la bacio. Magari cambio lato e non la trovo. Ma io pensavo che era una cosa che dicessi da cambiamoglie, cioè, non dicevo da cambaciù. Ho portato un esempio così. Interprete, però, diciamo, ecco. È quello che ha detto. C'è una ragion pratica che ci deve essere. Invece forse la presunzione sta nel capire che ci sono l'eccesso di... Che poi è quello che mi ha fatto ringraziare su Roma Sarri. Perché Sarri, anziché prendere...
una volta un pallone sgonfio, una volta il campo pesante, il campo che non è buono, ma non si rende conto, ma il rigore c'era. No, secondo me, lo vedo e lo rivedo, non si capisce. Ci può stare o non ci può stare? Se vogliamo essere onesti, possiamo anche non essere. Ci può stare. C'era se capita a noi ci incazziamo, se non ce lo danno. Se capita a noi ci incazziamo, se non ce lo danno. Allora dico, cari allenatori, Sacchi ha inventato il calcio, sono d'accordo, ho una formula di calcio, il pressing, il raddoppio. Capello, vecchia scuola, Sacchi con tutti quei giocatori ha vinto un bel scudetto, certo. Se non uno, è una coppa, non mi ricordo. Sai quando ne ha vinto Capello che stesso? 4. È lo stesso Ancelotti. Quando la tattica ha il sopravvento sui giocatori, Bisogna evitare di fare come quei registi che fanno film d'autore che nessuno riesce a guardare. Esatto, bravo. Saluto Pezzerillo da Via Foria, che ci sta seguendo, il nostro amico Pezzerillo. Volevo chiedere, il Napoli secondo voi quest'anno dove può arrivare in classifica? Ce lo chiede Bruno. Voglio però far completare il nostro prof sulla questione di Osimhen, di Cosimino, come dice lui, eccetera, perché... Osimhen, c'è stata la sollevazione popolare quando c'è stata quella sorta di suggestione di Ronaldo, non si tocca Osimhen neanche per 120 milioni. Io per la verità, se fosse venuto il Manchester con 100 milioni e Ronaldo, io non dico l'avrei dato, ci avesse portato fino a Manchester. Tu saresti venuto con me e Trombetti, ci pigliavamo il giocatore, ci urlavamo. Ma io l'ho detto l'altra volta che sono venuto, dissi anche 60, no? È vero, ma non sei il solo. Probabilmente anche la società. E non amo Ronaldo, cioè Ronaldo è antipatico, è ingestibile, però... Anche la società avrebbe accettato sicuramente una... No, l'ho visto anche nell'ultima partita andare un po' in giro, che poi anche questo andare in giro può avere una funzione, si porta qualche difensore, però... Io voglio dire un'altra cosa, secondo te il Napoli, io so il parere di Guido e mi sono associato a Guido, che può fare? Così rispondiamo anche a Bruno. No, io sento dire... No, sono andati con la forbice. Sì, fa la forbice. Mi sentono saccheggiare dei competenti o pifferai. Sì, li conosco. Sedicenti. Li conosco. Dobbiamo aspettare 5 partite. Aspettiamo a te 5 partite. 5. No, a me, devo dire, non piace molto questa altalena emotiva, diciamo. No? Mi è venuto in mente, c'è una canzone di Carmen Consoli che dice facili entusiasmi, improvvisi avvilimenti. Abbiamo iniziato questa stagione con un'aria così di dismissione, che pare che era... Poi il mercato, dobbiamo, ma vince lo scudetto. Se non vinciamo lo scudetto, non si mai nessuno. Poi pareggiamo con Lecce e sono le spalle. Addirittura ho sentito che c'è stata una telefonata De Laurentiis De Zerbi. Quindi vinciamo con la Lazio, dobbiamo vincere, poi il napoletano è così, diciamo, anche perché noi è 0,90 e il concetto, giustamente come tu hai detto, io vorrei far notare. Invece devo dire, io affronto questa stagione, non lo so, sarà forse ancora, no, ma con entusiasta, un certo buon umore, nel senso che secondo me è stato fatto un buon mercato, date le premesse, date i limiti della società, c'è una squadra che mi sembra avere margini di miglioramento, ci può far divertire, penso che possiamo lottare per un posto in Champions, se viene qualcosa di più sono contento. Scusami. Io dico, scordiamoci lo scudetto, l'anno scorso abbiamo fatto 8 vittorie consecutive. Sì, poi ci fate il punto, 8 ferme. 8 punti ferme. 8 punti ferme, e dopo l'ottava non c'è più. 8 si ferma. E quindi figurati come classifica, fatemi vedere la classifica, ragazzi, perché proprio per questo. Però, Atalanta è primo. L'Inter, che per me era la favorita, perde qualche colpo. Sì. Allora io dico, non per lo scudetto, ma per la Coppa. Per la Champions. Ce la possiamo fare. Poi se succede, perché può succedere, perché questo campionato, come quello scorso, è un campionato atipico. È nel male. Sì, però diciamo... Più nel bene. Diciamo, speriamo che succeda nel bene, noi tifosi facciamo, no? La forbice del capitano Trombetti e dell'infedele è una forbice troppo ampia, loro la devono restringere. Che dicono? No, sono andati dal secondo al sesto posto, al quinto, secondo, qui è troppo ampia, perché qua è Champions, Scudetto e poi eventualmente... No, ma come il tuo Scudetto? No, tu
tu no, fa come gatto. Che cosa fanno le sempre che qua c'è no, è vero. Se no, devo dare la mia forbice, dico terzo quinto. Io dico Champions. Io dico Champions, assolutamente. Champions. Per me non ci sono. San Giovanni, Stefano da San Giovanni a Teruccio, spero che Spalletti faccia fare a Quaraschelia quello che vuole, nel senso che non impedirgli giocate di qualità come con il Lecce. Però pure qua, senza mettere troppa responsabilità addosso a sto ragazzo. Ascoltate religiosamente il grande direttore Fedele, scrive il vecchio Freddy che ci saluta. Freddy. Francesco, vorrei sapere secondo voi chi tirerà i rigori, grazie e complimenti. Allora, che io sappia se la giocano Quaraschelia e Osimhen. Io Quaraschelia tutta la vita. Comunque io ritiro Osimhen. No, non è tiro Osimhen, perché l'altra volta è andato a tirare. Dopo il tiro, dopo no, il tiro che ha fatto io l'altra spero volta, che ritiri Quaraschelia, che in questo momento è quasi. Allora, io credo che questo ragazzo, guarda, questo ragazzo ha fatto dei numeri dove ha dimostrato il calcio nella mia infanzia. Ma infatti è bellissimo. Nell'uno contro il talento. Dico, non fa rimpiangere assolutamente l'insigne dell'ultimo anno. Ti dico una cosa. Chi ha giocato a pallone in mezzo alla strada, l'abbiamo fatto tutti. Qual era, diciamo, la cosa principale? Superare l'avversario. Certo. Il dribble. L'uno contro uno. E quando eravamo in due, se tu lo scartavi, quindi lo dribblavi, tre volte vincevi 1-0. 1-0, ci davano tre. Quindi lui ha ed è il fondamento del calcio. La superiorità numerica, poi ci saranno altri alchimisti. Vorrei allora tornare a questo ragazzo a questo. Però io adesso stasera sono un po' in versione curato di campagna, no? Dico, avrà dei passaggi a vuoto. Sicuro. Vorrei, perché li avrà. Certo. Allora vorrei, mi dispiacerebbe vedere che nei passaggi a voi in questo momento no. Io voglio sentire un po'. Siccome è tornato anche nella nostra grande famiglia, gli abbiamo concesso un attimo di vacanza in più al nostro amico Gianluca Iavarone, che ovviamente è parte integrante ormai da anni di questa nostra splendida avventura. Ho ascoltato un po' i nostri amici del Vomero, dove Gianluca Iavarone puntualmente il martedì va a cercare un po' di giudizi per capire l'umore, tastare un po' la situazione su questo ritorno al 4-3-3. Lo ascoltiamo insieme, ma non posso non sottolineare la differenza. Com'era la canzone che mi hai fatto? Tu lo conosci? Come te non c'è nessuno. Allora, la differenza ovviamente del nostro infedele come te non c'è nessuno è la classe del professor Boccagni, che mi parla di Carmen Consoli. Che vuol dire, c'è una differenza. Carmen Consoli? Ma anch'io sono per come te. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Lo so, nei tuoi occhi io vedo, invece tristezza. Il testo di Carmen Consoli è di altissimo. Vado filoso! Gianluca Iavarone e l'Evox, a tra poco. 2-0. Amici infedeli, eccoci ritrovati qui dal Vomero per sentire le vostre opinioni. Chiediamo subito, il Napoli ha battuto la Lazio tornando al 4-3-3. Per i tifosi azzurri, Spalletti deve insistere con questo modulo o può permettersi qualche variazione tattica anche in base all'avversario? Secondo me con questa nuova rosa è giusto sperimentare più moduli, perché finalmente in un anno abbiamo una squadra in più. No, secondo me deve essere questo assolutamente la forma della squadra, ma il problema per me nasce sulla base del fatto che gli acquisti sono stati fatti, ma non sono acquisti per una squadra che sogna. Purtroppo il napoletano sogna. Se il napoletano si limitasse a dire ok, voglio fare la Champions, la squadra è perfetta. Dipende, credo sia buono variare, ma quando il rodaggio è completato, cioè subito no. Contro il Lecce non avrei fatto turnover, avrei aspettato un pochettino di più. No, di base deve essere questo, ma soprattutto è importante che il georgiano Kvara inizi a giocare sempre di più verso il centro del campo e non sulla fascia. La storia del Napoli negli ultimi 10 anni, diciamo che è sempre stato il 4-3-3. I giocatori che al momento potrebbero essere confermati sul 4-3-3, anche se sarebbe opportuno provare anche altri schemi, perché per far giocare Raspadori. Questo è un modulo già, diciamo, certificato, però sul 4-2-3-1 secondo me deve tentare, e se non tenta con le piccole, contro chi deve tentare? Ma io credo non sia un vero e proprio 4-3-3, anche perché Zielinski gioca un po' più avanti vicino a Osimhen, però quindi se la strada è questa, che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 va bene così, perché Zielinski io credo che quest'anno abbia una marcia in più. Eccoci tornati in studio, siamo arrivati alla parte finale di questa nostra prima
tranche, nel nostro primo segmento di questa puntata con il professor Salvatore Boccagna, con tanti di voi che ci stanno scrivendo. Io sto guardando, non guardo le partite di Champions, guardo voi, gli amici di Via Foria che ci stanno seguendo, vi ringrazio davvero di cuore. Jenny da Napoli domanda all'infedele, non è che tirano troppo indietro i giocatori come se avessero paura, grazie. Troppo indietro che cosa intende? Probabilmente il gioco che parte dal basso. Si può conoscere? Ah, la griglia dell'infedele e la griglia anche del professor Boccagni. Alfonso, così salutiamo il professore Alfonso da Cesa, vuole sapere a questo punto, a mercato chiuso, facciamo le griglie. Le famose griglie che non sono quelle. No, non sono quelle. Cioè le file della. Facciamo le file delle macchine. Prima fila e seconda fila. Io ti dico la verità. Da un punto di vista, conoscendo i calciatori e caratteristiche, metto un pelino davanti l'Inter. A chi? All'Inter. E la seconda a fianco, chi ci sta poi in pole position? La seconda il Milan mi intriga. Quindi ancora Inter-Milan? E poi Roma, Napoli... La Juve dietro, in terza fila. L'Ascoli. L'Ascoli Nola, in terza fila. Okay. Nola. Quindi Roma e... Roma e Napoli, secondo. Sì, voglio sentire le due. Sono d'accordo. Io posso dire la mia. Volete sapere? Se no io la Roma, registrazione Inter Napoli, Milan Roma e dietro la Juventus. Con l'Atalanta. Sì, che... il Napoli per me è un pezzettino avanti. Va bene, allora c'è la domanda gonfia per voi. L'Atalanta. Ragazzi, l'Atalanta non possiamo parlare. Cioè, sta prima in classifica senza Muriel e senza Zapata, infortunati. Senza Palomino. E senza Palomino. Senza coppe. E senza coppe, bravo. Senza coppe. Nel senso è andato a prendere potrebbe... un ragazzo Olyund di 17 anni che nata. Quello del Sulm, grazie. Esattamente. Bravo. Va bene. Ragazzi, ci fermiamo un attimo. Vogliamo ringraziare il nostro professore. Appena iniziano. Le lezioni, quando inizio le lezioni? No. Ma io sono nel secondo semestre, quindi... Allora stai in vacanza. Allora aspettiamo il ritorno dopo la sosta dei mondiali. Dopo la sosta dei mondiali, facciamo la trasmissione, tutti gli studenti... Interrogati, grazie prof, grazie di cuore. Aspettami che andiamo in pubblicità. Tra i nostri tanti amici, che noi abbiamo avuto anche tra i tanti amici... L'arrivo del nostro amico Gino Amore, lo vedremo con il nostro spot di Kinesio Lab, eccetera. Ovviamente c'è una conferma di quelle importanti, è quella di Neafit con Salvio Salzano, che è venuto a salutarci di persona. E noi siamo onorati, voglio dire. Quindi tra poco, subito dopo la pubblicità, torniamo l'infedele con Salvio Salzano. Grazie, pronto. Grazie a voi. Eccoci tornati. Sono particolarmente felice, non solo perché continuiamo nella nostra avventura, quinto anno qui all'Infedele, ma c'è qualcuno di mia antica conoscenza, un grande professionista, a proposito di eccellenze anche nel mondo dell'impresa, un amico, una persona molto per bene, che da un po' di tempo ci sta seguendo, segue questo infedele che non so chi, ma chi ti sta chiamando a questo, scusa, ma stiamo professore siciliano, ma ogni modo ma il professore siciliano deve guardare noi, non deve preoccupare. E allora saluto e ringrazio, l'abbiamo annunciato, Salvio Salzano, grazie Salvio di essere qui con la sua mitica Neafit che ci accompagna. Grazie a voi, è sempre un piacere, iniziare con voi, quindi Una serata del genere dove io adesso siamo alla vigilia del, guarda, ti faccio vedere la slide che abbiamo preparato, perché domani sera vi raccomando tutti, soprattutto chi è a Fuorigrotta, chi è al Vomero, chi insomma via Manzoni, cioè, voi dovete alle 21 tra il televisore e aprite i balconi e sentite questo urlo The Champions domani sera, dove ci sarà anche una scossa tellurica, un piccolo rilevamento dei sismografi. Dobbiamo stare tranquilli. Ragazzi, ma domani voglio dire una cosa, voglio anche dire agli amici, ne approfitto, la partita sarà visibile soltanto sul broadcaster di Amazon Prime, cioè di Prime Video, ma al di là del commento di un maestro come Sandro Piccinini, di un collega maestro come Sandro Piccinini, ci sarà il commento tecnico Fabio Cannavaro e il Pocio Lavezzi. È una partita imperdibile. Enrico, sì, un po' emozionato. Tu quante partite hai visto, voglio dire? Ma Napoli-Liverpool è Napoli-Liverpool. Però trita e ritrito. Cioè, ma Klopp ha sempre perso qua, a Salvio. Questa cosa ti dico io. Non è una novità se vinciamo. Noi non dobbiamo perdere. Questo è importante. La importanza è non perdere. Ho capito, alla fine il Liverpool. Questo sì, perché sembra che ci abbiamo il Liverpool con l'ultima partita. Guarda, l'ultima partita. Io ho avuto il piacere
di giocare nel campo dei Rangers a Glasgow, che dove giocheremo martedì prossimo. A proposito, là è in arena, là a proposito, martedì prossimo, poi lo ricorderemo, martedì prossimo, ovviamente, essendoci la partita Rangers Napoli, l'infedele andrà mercoledì, il giorno dopo, quindi ve lo dico per gli amici a casa. Quindi stavi dicendo di questo stadio meraviglioso. Lo stadio bello, che fino a 40 minuti dall'inizio è vuoto. È vuoto, vacante. Come infatti io non mi rendevo conto. Questa partita, questa magari... Non entra. Quando siamo entrati a 20 minuti, stadio pieno, tutto quello vegliette dei Rangers. Bellissimo. Bello, bello. Loro, cultura scozzese, bello. La cultura scozzese. Lei, infatti è un campo non facile. No, assolutamente. No. Ecco perché diceva l'infedele, non perdere assolutamente la prima con il Liverpool, perché poi hai due trasferte. A proposito, fatemelo vedere il calendario. Il calendario e del poi Napoli. Poi hai l'ultima e Rangers qua. Esattamente. E c'è la doppietta, Rangers e Ajax, e l'ultima vai al Liverpool. Eccolo qua, lo vediamo. Napoli-Liverpool, poi martedì prossimo Rangers-Napoli, Ajax-Napoli, poi le due in casa decisive. Con Ajax e Rangers, 12 e 26 ottobre, si chiude il martedì 1 novembre alle 21 con Liverpool-Napoli. Quindi attenzione, partita davvero... E andremo il mercoledì. E andremo in quel caso il mercoledì. Mentre Ajax-Napoli, andremo normalmente Napoli-Ajax il martedì perché si gioca alle 18 e 45. Va bene, comunque, questa è la situazione, Napoli-Liverpool... Penso che anche a te. Io penso che il calcio è bello anche per questo, che ci sono queste partite. Penso anche per questo è bello il calcio. Ma ci piace, no? Liverpool. Serate così. Per esempio, Juve, Paris Saint Germain già stanno perdendo 2-0. Cioè, vuol dire, capite queste partite qua? Poi l'Inter che deve giocare con Bayern Monaco. Insomma, sono messi non benissimo. Allora, noi che siamo andati, ovviamente, siamo sulla notizia. E ascoltiamo, siamo andati stamattina in conferenza stampa, c'è stato Spalletti. Abbiamo colto veramente due dichiarazioni importanti di Spalletti che vogliamo farvele sentire insieme e poi le commentiamo. Eccolo qui, Spalletti stamattina, Spalletti operato alla clavicola, si è fatto male, Spalletti, sì, non lo sapevo. Vedi, notizie di oggi, si è fatto male, si è presentato con un tutore, un cappellino in testa, se è un incidente, non sappiamo come, ma domenica ha avuto un incidente, sta bene, e si è presentato comunque in conferenza. Pensate, sabato era a Roma. Poi è andato a Milano, ha fatto l'incidente, è andato a Milano, si è operato lunedì mattina e oggi stava qua, ragazzi. Tanta roba. Spalletti. Che questo è un premio a quello che è stato il grande campionato che abbiamo fatto l'anno scorso. E giocare quella questa competizione è quella a cui aspirano tutti, ecco. In Champions una palla morta in un attimo riprende vita e decide la partita. Questa è la differenza sostanziale da quelle che sono poi le giocate che si vedono nei campionati e quelle che si vedono fare dai calciatori di livello Champions League. Lozano è a disposizione, si è fatto ulteriori accertamenti ieri, stamattina ha svolto tutto l'allenamento. Osimhen ieri aveva questo fastidio per cui zero allenamento ieri, allenamento differenziato oggi, allenamento con il gruppo domani mattina, e se la risposta è ulteriormente positiva a quella che si è avuto oggi per fargli fare questo passaggio intermedio che è corretto fare avendo due giorni a disposizione, domani proverà a calciare, proverà a fare qualcosa di più forte e se la risposta sarà positiva come quella di stamani, avendo anche passato altre 24 ore, può giocare. Eccoci tornati. Allora, abbiamo sentito la parte emozionale di Spalletti, dove dice che ovviamente tutto il lavoro dell'anno scorso, il premio è andarsi a giocare questa partita. Questa è proprio la conclusione, la degna conclusione di questa avventura del Napoli che ritorna in Champions dopo due anni. E poi ci dà un po' di notizie, caro Infedele, sulle condizioni di Lozano e di Osimhen. Lozano, fortunatamente, sta bene, insomma, ha preso sta botta. Sì, ha preso sta botta. Si fanno sempre male Osimhen e Lozano. Cioè, queste cose traumatiche, che cos'è l'irruenza, la cosa, sì. Cioè, non si fermano, cioè, Lozano una volta in Messico stava perdendo un occhio, la spalla, e mo con la Lazio una testata, insomma, non è un caso, mi sembra, non siano sfortunati. Su Osimhen,
Avete sentito? Ieri fermo, oggi differenziato, domani prova. Da quello che noi siamo in possesso, le nostre notizie, caro Salvio, è che Osimhen domani dovrebbe giocare. Mo, domani mattina vediamo come l'allenamento. E allora vi faccio vedere la formazione del Napoli. Che tanto, caro Salvio, la formazione del Napoli una sola volta è cambiata, non cambierà più. Perché dopo abbiamo pareggiato con Lecce. E noi con Giuseppe. Sarebbe da fondo. Esatto, eccola qua. Ormai la sapete a memoria. Meretti in porta, la difesa a 4 con Di Lorenzo, Raccamani, Kim e Mario Rui. Anghissà, Lobot, Gezzelischi, Politano e non Lozano. Esatto. Politano. Sono d'accordo. Politano e non Lozano, che ovviamente ha avuto un paio di giorni così. Abbiamo messo Raspadori come alternativa se domani mattina malauguratamente le cose non dovessero andare bene. E questo mito, questo Kvaratskhelia, che cosa ti fa questa novità di questo Kvaratskhelia? Ormai se ne parla dovunque. È bello, dai, il signor Napoli ha lavorato bene. Quindi alla fine poi è piacevole tenere nella squadra un fuoriclasse, che alla fine... un ragazzo mette emozioni quando l'ha detto gioca lui, l'ha, detto prima, l'ha detto prima l'infedele, lo chiede anche Francesco da Marianella, che sta impazzendo per il Giorgiano, che io lo chiamo il cucciolo azzurro. A me ti dico la verità, molti non se lo ricordano, molti l'hanno fatto rassomigliare a Best. A me ricorda tanto Meroni. Me l'ha detto, che scartava, lo riscartava Gigi Meroni, la buonanima di Gigi Meroni. C'è un saluto da Gennaro Bellini, Palma Campania, quest'anno derby Nola Palmese. C'è il derby Nola Palmese. Ai miei tempi c'era. Vabbè, ci sta anche quest'anno. Fammi salutare, aspetta. Che succede? Che devi salutare? Devo salutare. Sì. Un nostro affezionatissimo. Tra i tanti. Fedele dell'infedele. Che è il governatore del porticciolo di Sant'Angelo, si chiama Peppe, il quale Peppe. Ci segue con affetto, lo saluto, e quindi veramente è una persona squisita. E salutiamo il nostro amico Peppe. Peppe, che ovviamente... mi raccomando, ma non fa che non ci vedi. No, ci vede sicuramente. Vogliamo parlare anche di Kim? Ci scrivono i nostri amici, a me è impressionato positivamente. Credo che non ci farà rimpiangere Koulibaly, Nicola da Pagani. Vabbè, insomma, questo ragazzo pure è un altro delle novità, tornando alle novità, comunque alla fine sta andando bene. È normale se lo confrontiamo a Koulibaly. No. Koulibaly oggi ha perso? Contento? No, non sono contento, io non sono mai contento. Koulibaly, Jorginho, il Chelsea. Allora, questo è un ragazzo che ha una fisicità... Parliamo di Kim Min-jae, stiamo parlando di Kim Min-jae. Kim ha una fisicità enorme, tipica dei vecchi stopper, sai, brio, questi giocatori qua, i quali hanno una forza fisica quando affrontano centralmente. Lui ancora non ha il linguaggio del corpo della marcatura preventiva, come infatti se tu vedi il gol del Lecce, lui tarda un po'. Sì, a guardare questo Colombo. Però è un ragazzo che ci mette là. E poi di testa è forte. Due gol, ragazzi, da 5 partite. Quindi, due gol. Deve migliorare in questo. Allora, io devo dare merito al nostro amico Pistone di Bagnoli, che dice: mo tutti quanti parlano di Kvaratskhelia. Quando noi, era anche ospite il nostro amico infedele che veniva a Tribuna Sport Night, cioè, noi abbiamo parlato del campionato georgiano, l'abbiamo fatto vedere da marzo e aprile, e dicevano che quello è il campionato intersociale del georgiano, cioè, hai ragione, io ti do... Noi abbiamo fatto vedere Kvaratskhelia, ammettilo, dire tu, dai tempi d'oro, in quelle partite, in quei campi allucinanti. È vero. Abbiamo acquisito i diritti del campionato georgiano l'anno scorso e abbiamo fatto vedere questo ragazzo. L'Inter ha già perso due partite e pensate che sia ancora favorita. Sì. La griglia, ci scrive il nostro amico Luigi da Casapenna, secondo lui è Milan-Napoli, Atalanta, Inter e Lazio-Juve, non credo nella Roma. Come la vedi? Che campionato di aspetti? Se non avesse pigliato 4 gol non so chi avrebbe detto. Non so, capito. È l'emozione dei 4 gol, Sì, l'Udinese Roma fino a ma l'Udinese, ma come corre? Vabbè, i primi due gol sono stati due infortuni. Dove va? Sì, è vero, questo è assolutamente. Però era inaspettato che nessuno di noi una reazione ci poteva. Però ho visto un buon Dybala. Si sta riprendendo, lentamente si riprende. Fatemi sentire un po' l'emozione della gente intervistata dal nostro Gianluca Iavarone. Oggi pomeriggio al Vomero su questa grande appuntamento, su questa serata di gara Napoli-Liverpool, che poi devo approfondire
che qua tra le eccellenze napoletane, ragazzi, Neafit è sbarcato dovunque. Cioè, io vi faccio vedere tra poco cose che veramente siamo al top del top del top. Intanto, a proposito di top, Napoli-Liverpool, Gianluca Iavarone con le Vox. Amici infedeli, ritorna la Champions League, la grande notte di Champions alla Maradona, l'avversario è Liverpool. Per i tifosi azzurri, Spalletti chi deve schierare? Gli stessi 11 che hanno battuto la Lazio? Assolutamente lo stesso 11, forse ecco Politano in questo momento c'è una marcia in più. Contro il Liverpool confermerei la formazione che ha giocato con la Lazio, non so le condizioni di Lozano, forse sostituendo con Politano, però devono giocare i più forti, i titolari almeno. Vabbè, Politano per Lozano, perché penso che Lozano non so come sta, però sì, gli stessi 11. Io Lozano non farei proprio più giocarlo a calcio, per me nemmeno in Serie D potrebbe giocare. Se c'è Osimhen riconfermerei la rosa della Lazio, il problema è la tegola Osimhen che probabilmente non ci sarà, però confido sul Ciolito. Se Osimhen c'è i stessi 11 della Lazio. Se fosse in forma Dembélé sicuramente, purtroppo non è in forma, quindi confermerei quella della squadra di domenica. Sapete che cosa ho notato? Sai cosa ho notato, Enrico? Noi sappiamo e abbiamo buone informazioni che Osimhen dovrebbe farcela domani, a meno che non succedano cose clamorose, che sul livello muscolare bisogna stare sempre molto attenti. Ma tutti quanti vorrebbero, nell'eventualità, nella denegata Simeone. Ipotesi, al Ciolito Simeone. Pure io. Pure tu? Sì. Ragazzi, mi ha sorpreso questa cosa. Il 4-3-3 preferisco Simeone. A Raspadori. Sì. Che però Raspadori ha giocato sempre nel 4-3-3 col Sassuolo. Ma con Scamacca vicino. Con Scamacca vicino. Vabbè, questa Caputo. Cosa. Ciccio Caputo. Che a Verona ha fatto quel gol. Però hanno perso una volta. Va bene. Io voglio farvi una sorpresa. Noi abbiamo sempre, durante le puntate, ovviamente, parlato della nostra grande squadra che ci accompagna, tanti nostri amici e la conferma ovviamente di Salvio Salzano con la sua squadra di Neafit, per noi un motivo di grande orgoglio. E abbiamo sempre presentato le ultime novità tecniche di avanguardia. Però adesso dobbiamo anche capire dove stiamo andando, perché al di là dell'appuntamento a Piazza Medeo, Vittorio Colonna, insomma, al centro, appena si esce dalla metropolitana, dalla funicolare. Sì, stiamo, ovviamente questo ci ha aperto. Ma ragazzi, io penso che sia stata un'esperienza, al di là dell'aspetto professionale, io penso che sia stata un'esperienza in assoluto, sì, cioè vuol dire tanta roba. Sì, cioè, infatti se rimetto un'altra volta la foto, la seconda, quella là della spa, sì, perché alla fine là parliamo veramente, la loro spa è un'eccellenza. Eccola veramente qui. Questo è l'ingresso della spa. Ma dove c'è? Vedi sulla destra ci hanno riservato nostro visto, totem con la nostra tecnologia. No, chi è venuto? Salve, chi è venuto? Vabbè, privacy non si può, però veramente c'era il mondo. Non puoi Forte parlare, Village, nome, ma è un nome, dacci un nome. C'era il mondo, vabbè, c'era di lui, c'era Dal Fiorello, c'era... Ho visto Bonolis. C'era Bonolis, c'era... La moglie di Cristiano Ronaldo con i c'era veramente, no, però loro hanno veramente una spa di livelli, la spa è veramente una cosa eccezionale. Lavorarci là, infatti il nostro personale è veramente entusiasta, che poi sia la clientela che con cui ti interfacci, il confronto, veramente è stata per noi è un orgoglio per noi riuscire comunque ad entrare al Forte Village e lavorare lì, avere uno spazio dedicato. Quindi... Guarda, ti abbiamo pregato stamattina, anche nei giorni scorsi con Enrico, perché volevamo che ci raccontassi questa esperienza. Infatti noi siamo sentiti, tu hai detto no. Al di là, noi parliamo di calcio, di Champions, eccetera, parliamo dei nostri amici che ci affiancano, perché se l'Infedele va avanti da 5 anni è grazie anche ovviamente al vostro supporto, questo mi pare fuori evidente, e quindi ricambiare, parlare anche non soltanto dell'aspetto imprenditoriale, tecnicistica eccetera, ma una soddisfazione del genere. Giusto per fare un esempio, loro hanno chiuso l'accordo per la scuola calcio all'interno del Forte Village con Real Madrid. Real Madrid, sì. Appena. Giustamente, sono Fiorello, Bonolis, Real Madrid e Salve Salza. Quindi voglio dire che sono Neafit. Questa è la chiosa di questa assoluta situazione. Va bene, io sono veramente strafelice
Achille che ci saluta e vi fanno i complimenti, ovviamente. Antonio, vorrei cortesemente avere un po' il suo parere sulla mia idea di praticare il tempo effettivo nell'ultimo quarto d'ora. Sul tempo effettivo ne abbiamo parlato tanto, però per carità. Tutto può succedere. Signor Fedele, non mi scordo mai di lei che quando stava a Parma su 150 ragazzi ha scelto mio figlio Ferrara da Cava dei Tirreni, Forza Napoli. Sì. Guarda, ti ricordo il riconoscimento ovviamente. Bentornati, Gino, mia squadra top, stessa della Lazio con Politano a destra, che attualmente penso ne abbia più di Lozano. Un abbraccio, sempre complimenti. Insomma, gli amici che ci stanno seguendo. Tra poco c'è anche saluti da Michele da Torre del Greco. Secondo lui la Juve quando recupera Chiesa, Pogba e Di Maria ritorna protagonista. Quando? Non lo so. Vabbè, a gennaio. A gennaio ne parleremo. Va bene, salve, io veramente sono molto contento, ne sono soddisfatto, so che ci seguirai e noi saremo al tuo fianco ovviamente anche in questa stagione. Poi se ci vieni a trovare e ci vieni pure a noi a Stuart Village, noi ci guardiamo lì e puliamo un po' con le macchine, le cose. E infatti racconto questo aneddoto e poi infatti uno degli ingegneri che si preoccupano proprio del montaggio e quindi della gestione del software, quindi sono stati là 3 giorni ospiti, quindi alla Forte Vita. Alzate, organizzo sempre queste cose perché mi è piaciuta questa trasferta lì, mi è piaciuta veramente. Tutta la tua squadra faceva a gara per essere presente ovviamente. E ne vediamo i benefici, che sei in una forma spettacolare. Salve, grazie. A voi, è sempre un piacere. Ma scherzi, un piacere seguirti. Grazie di tutto. È assolutamente questa avventura anche quest'anno. Sì, tra poco, caro, vedi, a proposito di eccellenze, ci viene a trovare Paolo Cannavale. Che Fabio sarà a Prime Video a commentare. E lui oggi è diventato allenatore di prima categoria. Adesso gli facciamo gli auguri in diretta a Paolo Cannavaro. Complimenti a Paolo. Allenatore, grande Paolino. Prosegue, il mitico Paolino, in aereo con me, Veneta, però prima ritiro, pensate, con la macchina. Grazie a Salvio, grazie a Nea. Grazie a voi. Grazie. Ragazzi, ci fermiamo un attimo, torniamo con Paolo Cannavaro e poi il grande finale con Guido Trombetti, con il nostro capitano. Insomma, cerchiamo di chiudere un po' questa situazione, ci proiettiamo a Napoli-Liverpool. A tra poco, grazie Salvio. Grazie a voi. Eccoci qua, amici di Telepomero, amici infedeli. Ci stanno un sacco di novità a Telepomero, ragazzi. Voi pensate, infedeli è cominciato il 30 agosto, ovviamente, con il nostro Enrico Fedeli, cioè Enrico. Abbiamo aperto stasera con il mitico professor Boccagni. Pensa, il professor Boccagni è talmente affezionato a noi, eccetera, che stanno facendo le cofecchie, lui e Guido Trombetti, che stanno là, che stanno discutendo sulla situazione. Quindi Guido sta per entrare alle 22.30, però abbiamo un annuncio da fare, lo faremo poi anche nel finale, perché le produzioni di Telepomero aumentano, cambiano, crescono. È il grande passo avanti di questa emittente, che sta crescendo veramente a vista d'occhio, ancora di più di quello che è già la sua grande affermazione. L'infedele confermata la quinta edizione, è partito lo sport in Campania con un grande successo dell'amico Paturzo e di tutta la sua squadra, ma giovedì ci sarà. Dopodomani, giovedì ci sarà Giochiamo d'anticipo speciale Champions. Quindi subito dopo la partita mercoledì Napoli-Liverpool arriva Giochiamo d'anticipo speciale Champions alle ore 21. E lunedì, clamorosa novità, state vedendo già gli spot andare in onda, il bello del calcio qui a Telepomero. Negli studi. Negli nuovi studi di Telepomero, eccezionali, li vedrete alle 20.50 il lunedì, il bello del calcio. Pensate, lo sport in Campania domenica, il bello del calcio lunedì, l'infedele martedì, Giochiamo d'anticipo speciale Champions, il giovedì. Chi è Iavarone? Dimmi. Ah, ecco, Cannavale, è arrivato Paolo Cannavale. E quindi voglio dire, caro infedele, grazie anche a te che hai favorito questo contatto per uno dei miei virgulti, uno dei miei pupilli che porto nel cuore, ovviamente, che è cresciuto non solo d'altezza perché è un gigante, ma dobbiamo farti gli auguri, Paolo, bentornato tra noi. Caro mister, ecco, caro mister! Ti possiamo chiamare mister da oggi in poi, scusami Paolo. Sì, da oggi in poi sì. Mister, ma come ti senti? Ma sono cavoli tuoi! Come ti senti, mister, come ti senti? Come ha risposto, ti ricordi Gattuso quando Pirlo disse adesso Pirlo va a allenare la Juventus? E Gattuso dalla sua grande, come al solito, schiettezza, insomma, sono cavoli tuoi. Mister Paolo, come stai innanzitutto? No, tutto bene. Oggi si è conclusa una bellissima avventura iniziata a settembre dell'anno scorso.
Abbiamo condiviso tanto durante l'annata, abbiamo parlato tanto di calcio, un calcio proiettato comunque nel futuro, perché comunque quando si discute di calcio in questi determinati corsi qui si parla né di quello che è successo né di quello che sta succedendo in questo momento. È stata bella emozione anche oggi poter discutere di una tesi in cui magari ognuno di noi ha creduto Che hai fatto? Che di tesi hai fatto, Paolo? poter Fammi sentire, che tesi hai fatto? fare. Io ho fatto una tesi sul ruolo del difensore, Beh, intitolata ci Un passato credo. da Altro che tesi, rispettivo. tu hai potuto fare un trattato sul ruolo del difensore. Scusa, che ti è un'enciclopedia, cosa devi scrivere? Scusami. No, ho fatto questa tesi che il titolo un po' già rende l'idea, Un passato da riscoprire, perché c'è stata sicuramente un'evoluzione nel mondo del calcio dove i difensori hanno avuto dei vantaggi in fase di possesso palla, però sicuramente è stato smarrito e si è perso quel qualcosa che poi ci ha contraddistinti nella nostra storia, soprattutto italiana, di avere Ecco, dei bravo. difensori forti, rocciosi, attenti, Gli concentrati. ridono gli occhi. Caro mister, ascoltami bene. All'infedele gli ridono gli occhi Caro sentirti parlare mister, così, mi figurati. ridono gli occhi, sì, perché io, a parte che sono legato da vincoli di sangue alla famiglia Cannavaro, Fabio in una maniera particolare, con Pasquale, Gelsomino, lui era bambino quando l'ho portato a Parma. Ora lui è fratello di mio figlio, si confida con lui perché ha un po' di Gaetano, timore. con Con Gaetano. me, lo stesso Fabio, quindi siamo un solo nucleo. Paolo, ascolta, tu fai allenatore, tu fai parte di quei difensori che devono guardare la palla, oppure uno c'ha la palla e uno c'ha l'avversario, perché qua i difensori non esistono più. Ma come è arrivato Kim? Scusa, mi è arrivato Kim Ah, Mingeli. no, e poi dopo faccio parlare. Infatti, poi sono curioso. Perché, Paolo, aspetta. Io Sì, dico che vai. molto importante è, a parte la fisicità e affrontare, anche la posizione del corpo, tu lo sai bene. E poi vorrei sapere da te la differenza tra una difesa a 3 e una difesa a 4. Perché la gente dice: no, uno che gioca a 3 non può giocare a 4, sono la differenza. Quindi dimmi, fammi una lezione sulla tua tesi. Allora, mi allaccio alla prima frase perché nella tesi ho scritto guardare la palla e vedere l'avversario. Ah, ecco, bravo. E perciò sei Quindi stato già partiamo promosso da un subito. Sei presupposto. stato Perciò ti hanno subito, promosso. l'hanno promosso. Bastava questa frase, Paolo, voglio dire. Detto mio, il calcio moderno ti porta a guardare la palla, però non si può pensare di non vedere dove sia l'avversario, non sentirlo. La cosa che mi ha dato questo spunto è il fatto di vedere tantissimi. C'è un attimo un Che Fritz, abbiamo no, frizzato. Fritz, si fa subito perché Ma tu ti ovviamente. immagini Paolo allenatore? No, Paolo allenatore, ma guarda che lui Quando ce l'ha il physique du rôle per fare allenatore, eh? C'ha anche ha la la plomb, calma, ha la tranquillità, la tranquillità, la calma, serenità. esatto, quindi voglio dire sotto questo aspetto credo Ma è che. tipica della famiglia. Mai, a proposito di famiglia, ricordo ancora una volta che domani sera a Prime Video ci sarà il commento di Fabio Cannavaro insieme al Pocio Lavezzi. Commento tecnico su questa splendida Napoli-Liverpool. Intanto ne approfitto che ripristiniamo per salutare un po' di amici, così andiamo avanti. Leggete il mio messaggio, grazie. Sì, un saluto da Lido Noa, dallo chef Castello Francesco. Un saluto a zio Paolo Cannavaro, ti aspetto alla festa di Alessia. Ma che Sì, sta. sì, sì, sì. Ah, sì, sta nello Toto Chef. Dopo che. C'ha un parente che c'è. Malissimo, mi sento con interferenza. Ecco qua. Paolo, ecco qua, noi ti stiamo risentendo. Un saluto zio Paolo Cannavaro, ti aspetto alla festa di Alessia a Lido Noa. Ti stanno scrivendo gli amici del Castello Chef Castello Francesco. Complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere al grande Paolo se per lui è più assortita la coppia Kim Rachmani o Kim Ostigard, che ritengo simile allo stile Cannavaro. Questa l'hai sentita, Paolo? No, non c'è. Allora vado avanti. Chiedo a te questa giusta domanda. La coppia No, Kim no. Rachmani Kim Ostigard, non la Meglio vedi? no, meglio con Raccomando. Meglio Rachmani, Kim Rachmani, ce l'ha scritto Luca.
Poi vado a salutare, volano un abbraccione a tutti, volano baguette direzione Torino, ci scrive Angelo da Fratta Maggiore ovviamente. Un saluto, sì. Volevo dire a proposito di Fratta che Fimano oggi non c'è perché è a Venezia, sì, in una cena di gala, in un grande evento che si fa. Eccolo, è tornato Paolo, grazie Paolo di essere con noi. Allora, ti sono arrivati già due inviti, hanno scritto Toto Chef da Lignano Sabbia d'Oro che ti aspetta al Lido Noa alla festa di Alessia, appena sei arrivato in onda già ti stanno mandando le cose. Poi ti hanno chiesto subito, poi ti faccio completare la tesi, perché ci hanno fatto una domanda, chi vedi meglio, la coppia Kim Rachmani o Kim Ostigar, che ha un po' uno stile Cannavaro come giocatore, come movenze, come struttura fisica? Allora, sì, mi concludevo per la questione della tesi, che sì, analizzando un po' durante il corso i gol che sono stati subiti nel campionato che si è concluso a giugno, si evidenziava, al di là dei numeri che erano troppo diversi rispetto alla storia del calcio italiano, perché partite 5-4, 6-5, 3-3, cioè goleate che praticamente ogni domenica ti devono evidenziare un dato proprio oggettivo e dici si subiscono troppi gol. Di questi gol, tantissimi erano di attaccanti che da soli mettevano la palla in porta, spesso non marcati, con tanti errori individuali da parte del difensore, quindi mi si è accesa un po' la spia da questo punto di vista e ho pensato di fare la relazione su questo tema che secondo me è da approfondire, ma non solo nelle prime squadre, ma tornando anche indietro un po' con i giovani dei settori giovanili, perché poi è anche come si cresce il risultato di quello che poi viene proposto da grande. Hai ragione. Quindi è un discorso abbastanza ampio. Io sono cresciuto con uno stile di gioco che è il vecchio numero 5 che doveva seguire ovunque, ti dicevano sa anche quando va in bagno va bene. È un classico. Ho smesso, che praticamente invece a fine carriera difendevo a 50 metri dalla mia porta, che non mi chiedevano neanche di guardare dove fosse l'avversario. Quindi ho visto questa evoluzione del calcio. Io penso che l'evoluzione che c'è stata dal punto di vista tecnico è un bene, però si deve ritrovare un po' quello che si è perso negli anni, perché l'evoluzione abbinata a un po' di storia potrebbe far sì che si ritorna ad essere comunque un paese che tira fuori dei difensori come quelli di una volta. Perdonami, ma prima di andare nello specifico sul Napoli, sul campionato, su quello che succederà domani con il Liverpool, con Fabio, tuo fratello, che commenterà la partita per Prime Video, ma scusami, nell'evoluzione, nel cambio, fammi capire che cosa ne pensi di quando adesso il portiere deve partire dal basso, cioè è un'ennesima trasformazione di questa evoluzione. Allora, che il portiere deve partire dal basso ci sta, che deve diventare un'ossessione, che il difensore invece di guardare avanti guarda prima indietro per dare la palla al portiere, è una cosa che non condivido tanto, perché comunque il gioco deve essere proiettato sicuramente in avanti. C'è un'esasperazione probabilmente in questo concetto, e non vorrei che i difensori venissero anche un po' sgravati dal compito di dover poi fare qualche giocata importante, ma invece andare subito dal portiere. È anche vero che tanti allenatori lo fanno perché hanno dei portieri che gli possono permettere poi di giocarsi un eventuale uomo contro uomo in avanti, ma non è detto che lo debbano fare tutti, perché poi con i piedi non sono tutti Pepe Reina, non sono tutti diciamo portieri di un certo livello che ti possono anche fare un passaggio importante. Quindi l'esasperazione che stiamo vedendo in questo momento non è una cosa che mi fa impazzire. Sono d'accordo a provare a partire dal basso, ma senza esasperare il concetto. Ti saluto pure Fratano Pistone da Bagnoli, qua si stanno scatenando tutti che ti vogliono salutare. Ma tu quanti Napoli-Liverpool hai vissuto all'inizio del... Il primo sicuramente quello lì con... che Gerard poteva pure rimanere in panchina era meglio che stava però no, insomma... era un Napoli diverso, era un Napoli che affrontava l'Europa dopo tantissimi anni con la sfrontatezza di un gruppo di scugnizzi. Eravamo di una banda di scugnizzi che andavamo a combattere più che giocare, perché anche gli altri probabilmente avevano qualcosa in più, però dal punto di vista caratteriale e mentale non ci siamo mai fatti mettere i piedi in testa da nessuno. Ed era la vostra grande forza, no Enrico? Voglio dire, con una squadra... insomma, con Mazzarri. Certo. Era una squadra di buoni giocatori che avevano fatto una squadra. Certo. Cioè, se tu pensi, Grava, Paolo, Aroni,
non so chi ci stava in mezzo al campo. Pazienza. Pazienza. Gargano, ma scherzi. Quindi era una squadra di combattimento. E proprio a tal proposito, quando io parlo di difesa, quando cambiano i moduli, i giocatori si conoscono guardandosi. Mi diceva Paolo e anche Aronica che quando dovevano affrontare gli avversari, perché loro giocavano a tre, vai sul corto, vai sul lungo, cioè sanno come muoversi, sanno come dare la palla al compagno. Quando cambi modulo e fai queste rivoluzioni perché devi inventare, ma che te ne hai inventato? Tu devi dare un'idea, ma devi rispettare, primo, il talento, secondo, la caratteristica dei giocatori. Allora, tu non puoi giocare a due con lo Bottega che fa uno dei due. Allora non puoi giocare. L'abbiamo detto. Allora devi giocare a tre se deve giocare lo Bottega. Questa è la verità. Ma se dici no, io ci avevo turnover, ma dopo tre partite, Paolo, dopo tre partite, ma tu ti ricordi, tu eri ancora giovane, quando stava a Parma, pure tu, che poi tu andassi a Verona e tornasti, noi per 60 minuti giocavano sempre gli stessi e poi si cambiavano l'ultimo quarto d'ora, 10 minuti. Tu sei stato con Malesani, hai provato il 3, poi hai giocato a 4, insomma c'è una diversità di attenzione, c'è che non tutti dovete andare avanti, c'è che c'è bisogno di un giocatore, di un centrocampista che faccia un movimento di lateralità perché gli esterni, i braccetti vanno sempre sopra. Però, sì, diciamo che c'è sempre bisogno di un determinato equilibrio in ogni modulo. Noi anche quando giocavamo a tre sapevamo che Campagnaro andava sempre avanti, in due dovevamo rimanere dietro, eravamo via Aronica. E quindi tu sai che avendo un determinato modulo hai dei giocatori che devono essere messi soprattutto al posto giusto per le caratteristiche che hanno. Questo è sicuramente fondamentale. Sul turnover, sì, effettivamente ci può stare che tu a inizio campionato puoi fare un turnover, ma diciamo di gestione più del dispendio di energia. È normale che avere dei giocatori così forti, un allenatore si fida anche di coloro che hanno giocato, che purtroppo hanno dato una risposta negativa, però sulla carta ci può stare che tu, avendo una rosa forte, dici prova a far giocare. Senti Paolo, tu quando stavi hai visto hai avuto con te Raspadori pure? No, era nei giovani. Sì, era nei giovani. Sono curioso di sentire Paolo, prima era saltato il collegamento, te l'avevano chiesto anche di Kim, ti mando un paio di saluti, uno non ti faccio rispondere che non ti voglio mettere in difficoltà, ti voglio troppo bene, dice per Paolo in bocca al lupo, grande carriera eccetera, speriamo che ovviamente diventerà allenatore del Napoli, non lo faccio esprimere su questo, ma già guarda il sorriso, guarda come si è acceso con quel viso meraviglioso che lo accompagna. Sono un tifoso del Napoli, Antonio, volevo salutare Paolo, sempre grande, insomma gli amici che ti stanno seguendo. Che Kim. Impressione ti ha fatto Kim? Voglio sentire. Allora guarda Kim, noi staff di Fabio, a proposito, da tanto perché bravo, è un giocatore che abbiamo affrontato diverse volte. Logicamente nel campionato cinese faceva la differenza perché era nettamente più forte degli altri. Però le qualità che lui ha comunque le metteva in mostra in eccesso anche in quel campionato lì. Giocatore forte di testa, forte fisicamente, con una buona dose di personalità. Lì in Cina ogni tanto calava con l'attenzione, ma non so se era più per il fatto che giocava in un campionato dove sapeva che poteva gestirsi tranquillamente. L'ho visto cambiato da questo punto di vista, cioè lo vedo attento per 90 minuti e questo poi è una cosa fondamentale per un difensore, perché qualità numero uno deve essere l'attenzione per un difensore, al di là delle qualità che dopo ci aggiunge. E da questo punto di vista l'ho visto molto maturato, può darsi anche che l'esperienza in Turchia che gli ha fatto gli ha dato anche quello che un po' gli mancava. Fare dei nemici. Dimmi un paio di allenatori che ti hanno segnato e che attraverso i quali tu hai impostato anche il tuo lavoro presente e anche futuro. Non dirmi mio fratello perché è logico. Sono state delle fonti di ispirazione sicuramente. E purtroppo per lui non sta passando un buon momento lavorativo, però Di Francesco è uno di quelli che Di Francesco. Mi ha acceso un qualcosa. Se poi devo rivivere un po' quello che ho vissuto anche indietro,
Io ho avuto il primo Prandelli che era un maestro già 20 anni fa, che poi dopo per situazioni sue personali si è visto un po' rovinare il tutto, familiari più che altro. Però Di Francesco è quello che mi ha acceso realmente una lampadina, una voglia di Di intraprendere novità, di questo novità. lavoro. Bene, voglio dire, stiamo parlando di bene. uno che ha fatto la semifinale di Champions League, con Di Come Francesco. Poi, no. Sì, un veramente. allenatore che purtroppo nelle sue ultime scelte poi si sono rivelate non buone, No, ma lui, però. Paolo, lui c'ha la faccia triste. Hai Ma che capito? È una faccia di c'entra la San Luigi, hai faccia di San Luigi? Quella è una capito? questione somatica. Che c'entra la È faccia una di San Luigi? faccia Sì, importante, è come però se tu a un Spalletti. certo punto Spalletti è in una uno faccia di un spogliatoio hai un filosofo. impatto forte. Quando entri in uno spogliatoio hai un impatto forte, la squadra percepisce che si può stare comunque sereni perché l'allenatore è sereno. La faccia spesso serve. Vedi? Tu mi fa Spalletti è una faccia di uno che ha passato Ma nuova, è quando sempre mai? Ma non triste, è sempre vero! con l'occhio Ma no, è il suo modo, a fuori. No, la dai, sua su. postura questa, che c'entra? Scusa, è lui che lui parla così, un po' articolato nelle sue discussioni, opinioni. Paolo, ti voglio, oltre che ringraziare e salutare, per capire un po' domani come la vedi sta partita, che sensazione hai. Per televisione. Nel Liverpool, voglio ricordare, poi ne parliamo tra poco anche con il nostro capitano Guido Trombetti che sta per arrivare. Nel Liverpool mancano a centrocampo i signori Keita ed Henderson, il capitano, che non sono poca cosa. Se il Liverpool non sta andando benissimo in Premier, è anche per questo. Lo voglio dire chiaramente, amici, Paolo, mi affido a te, ovviamente, alla tua No, no, conoscenza. il tuo è un bel messaggio, però facciamo un attimo i conti con la realtà. È vero che mancano Keita ed Henderson, però non è che giocano sicuramente gli sprovveduti. La forza di queste squadre è anche che se ti danno la sensazione nei loro campionati che le cose non vadano bene, quando si accende la musichetta della Champions viene fuori poi il vero campione. Quindi non è da sottovalutare perché magari in campionato stanno stentando un po'. Quindi sempre massima attenzione. Sicuramente sulla carta è favorito il Liverpool, però il Napoli ha sicuramente qualche Ultimissima, arma. il giocatore che ti ha messo più in difficoltà. Una volta me lo hai Direttore, detto. io ho giocato contro il Ronaldo dell'Inter e non era una bella cosa giocarci contro, perché andava a tre velocità in più rispetto agli altri. Ero bello giovane, in quegli anni lì ero pure bello giovane, ma andava troppo più veloce degli altri. È la stessa risposta che mi ha dato tuo fratello. Poi, dal punto di vista fisico del combattimento, vi dico la verità, con Corradi era sempre un lavoraccio ogni partita. E Zeko? Dzeko era quello stile lì di Corradi, cioè da metterci il fisico tutta la partita. In più, forse rispetto a Corradi, aveva tanta qualità tecnica rispetto a Questo Bernardo, me. e quindi Beh, ma alla minima occasione ti mi hai puniva. risposto come mi hai risposto qualche anno fa, che il fenomeno era fenomeno, e anche Era tuo fratello me l'aveva detto, e tu mi dicesti che a tuo giudizio Dzeko era il giocatore che ti aveva impressionato di più. Io voglio salutare Paolo e ringraziare Paolino. Paolino, ringraziarlo e salutarlo veramente di cuore. Ma io voglio vedervi in campo subito. Cioè, io credo che ancora. Sì, ma adesso siamo due figli che giocano. Lo so perfetto, so anche che. No, adesso ci serve la squadra, lui intende in campo come Esatto, allenatore. ma io questo dicevo, è troppo tempo, voglio dire, Vabbè, siamo tornati alla tornerà. Cina No, da un po'. sapevamo che comunque al rientro era un po' difficile trovare un qualcosina, Vabbè, qualche prossimo, contatto c'è dai. stato, però è anche giusto entrare nel modo giusto, al posto giusto e non entrare tanto Arriva, per. arriva, arriva. Fabio ha sempre avuto grande ambizione, quindi non è la questione della squadra che ti chiama, ma delle ambizioni che ha la squadra. Questo credo sia fondamentale. E perché non se ne andate all'Espagnol? Ora Chiedilo a nazionale Fabio polacca. domani. Lo chiedo a Fabio domani. No, perché io lo sapevo, Io pensavo era fatta, io sapevo che era fatta. è una di quelle situazioni di cui ti parlavo. Se devi fare una scelta tanto per, non è una scelta che ti può magari dare una mano per crescere. Se fosse stata all'Espagnol con delle idee diverse, con delle idee di futuro, con delle idee di programmazione, sicuramente sarebbe stata una delle scelte, Peccato. da prendere in Peccato, considerazione. mi piaceva questa esperienza, la Liga Spagnola mi piaceva, Eh sì, la mi veniva a Spagna è trovare la Spagna. a Barcellona, hai capito? E quindi facevamo.
Va bene, Paolino, è sempre una gioia, un piacere enorme. Buona serata, buon proseguimento. Ciao Paolo, grazie. Grazie. Te lo dico di caro cuore. Caro mister, arrivederci. Ciao mister, ciao mister. Anzi, come dicono, mister. 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 Ciao Paolo. Allora, Paolo Cannavaro, che piacere, che gioia. Che ragazzo eccezionale. Sono passati anni, ma sono figli tuoi questi. Forse nipote. Lui è anche nipote, quindi figurati, voglio dire, sono cose davvero meravigliose. Allora, a proposito di cose meravigliose, dobbiamo chiudere e fare una chiosa di questa nostra seconda puntata del ciclo, quinto ciclo dell'Infedele, perché è arrivato di persona, ne siamo veramente felici, il professor Tombetti, il professor Guido Trombetti. E tra poco, dopo la pubblicità, l'ultimo segmento della nostra trasmissione. Il professor Boccagna sta qua, non se n'è andato, ma non se ne va per nessuna ragione al mondo, perché tra poco il professor Trombetti con il suo editoriale e con quello che dobbiamo affrontare. A tra poco. Eccoci qua amici, tornati per la parte finale del nostro Infedele, e abbiamo il piacere, la gioia, non l'onore è superato, ma veramente la gioia di rivederlo dopo. Caro Infedele, caro Enrico, dopo un'estate vissuta in queste terrazze di Procida, no, perché fai questo gesto? L'ho visto un po' irrobustito. Ma non è che è irrobustito, vuol dire. Sono state tre scioglie, non può dire. I poveri. Là, a Procida vanno. È una specialità. E tre scioglie, che baffo, sì. È colpa di Dio. Ecco qua i risultati. Ecco qua i risultati. Allora, bentornato capitano, bentornato Guido. Mi sono messo d'accordo. Sì. Con l'ospite precedente che lo andrò a trovare. Assolutamente, con me affitto, hai fatto ovviamente subito. Perché dove sta Urso? Dove sta l'Urso Boccata? No, se no Neafit va a trovare Neafit, la Salvio Salzano dopo che succede? Ecco. Allora, aspettiamo un attimo, dobbiamo sistemare un attimo il microfono del professor Trombetti. Voglio ricordare, lo abbiamo detto, gli appuntamenti. Posso andare Giorgio, siamo operativi, perfetto, allora eccoci Guido, poi torniamo sugli appuntamenti. Andiamo avanti. Allora, prima di andare su Napoli-Liverpool, sono molto interessato a questo evento, perché di evento si tratta, l'abbiamo vissuto Napoli-Liverpool più volte, anzi il Napoli andrà sempre bene con il Liverpool in casa, ha una tradizione molto favorevole. Anche perché le squadre inglesi fuori casa non valgono quando è valgono. Vero, è vero. Questo è assolutamente vero. Cambiano proprio radicalmente. È vero. E anche il Liverpool in questo momento, dove ha qualche assenza importante. Sembra uno squadrone. Fuori ogni dubbio, ragazzi. Guardatevi domani, tra i tanti, si parla di Salah, si parla di Van Dijk dietro, Alisson in porta, eccetera. Ma guardatevi Luis Diaz a sinistra, che è un giocatore veramente impressionante. Cioè, Luis Diaz in questo momento non sappiamo se giocherà Firmino oppure il nuovo acquisto Núñez. Dobbiamo vedere Diaz e Guaraschella. Ecco, Guaraschella, a proposito di Guaraschella, adesso abbiamo fatto una slide, perché ormai si è stato magnificato, l'abbiamo chiamato Quaravaggio, eccolo qui, un quadro, il suo Quaravaggio. No, vabbè, scusami, ma Enrico, voglio dire, io vado da Guido. Mica la colpa è tua. Ma non è colpa mia. La colpa è tua, i Bucciandini, la Bacillè, i filosofi, i poeti, chiami Vittore. Ma non è vero, ne parliamo qua. Scusami Guido, da quanto tu che ci segui sempre con affetto, da quanto tempo noi stiamo facendo ma vedere che il campionato? C'è Caravaggio? Ma no, è il cognome, è la, si gioca sul cognome, il titolo, sai, si, è una questione, voglio dire. Guarda Schelle, un cognome non ha. Comunque un fatto, comunque un fatto è certo, Giuntoli è stato eccezionale. Beh. Ha preso due giocatori. È vero. Kim, mi ascoltino tutti, amici. Sta rendendo molto più di Koulibaly dell'anno scorso, perché a parte che io ho visto stasera che cosa ha combinato Koulibaly, da dimenticare, ma da quando è tornata dalla Coppa d'Africa Koulibaly a Napoli non va. Kim sta andando fortissimo. Questo ragazzo georgiano ha dei numeri che sono numeri da foca, di autentica classe. E io ti posso dire, Gianni, come no? Ma il calcio senza il dribbling, che cos'è? Il vecchio antico calcio. È la noia mortale. Molto tempo fa. Quindi lui ci riconcilia. Andrea Sianchi, che è un giornalista di Parma, della Gazzetta dello Sport, disse: quando la finta è importante per il gioco del calcio. Proprio per dire
Ma non c'è divertimento, finta, quindi dribbling, innanzitutto c'ha questo pregio. Poi io sono d'accordo con Enrico, e non è la prima volta che lo sento, lui è qualcosa tra Meloni e Best. Sì. Ora, io non dico che diventerà Best e vincerà il pallone d'oro, può anche darsi, però non lo, se lo dicessimo adesso diremmo una castroneria. Ma è un giocatore che ricorda alcuni... C'ha qualità, c'ha talento. C'ha grandissimo talento. E poi ti posso dire, parlavamo delle facce prima, certo, no? Certo. Enrico, la faccia è la prima cosa che tu vedi in una persona. E ti riesce simpatico, antipatico, a seconda della faccia. Sì, poi magari cambi opinione. Questo c'ha anche un bel volto. Quindi è un molto giocatore... Molto pulito, molto ingenuo. Pulita, voglio ricordare i numeri di telefono per intervenire, soprattutto i WhatsApp per le tante domande che non li vedo adesso in sovraimpressione, il 351-533-8969. Anche Enzo D'Arzano dice che gli è d'accordo con l'infedele, gli ricorda il compianto Gigi Meroni. Volevo prima di andare, ripeto, su Napoli-Liverpool, poi rifacciamo rivedere la formazione, che tanto il Napoli è ritornato al 4-3-3. Siamo stati ottimi profeti martedì scorso, abbiamo sollevato l'attenzione su un cambio di modulo, di eccessivo turnover, e abbiamo pagato dazio in maniera clamorosa. Io ho scritto e lo voglio ripetere in televisione. Spalletti, con quella scelta contro il Lecce, ha voluto dimostrare, e ci è riuscito, che gli allenatori non servono, perché tu mandi in campo gente che è arrivata da 3 giorni, che non si conosce. Allora gli allenamenti non servono, allora i ritiri non servono. Allora il lavoro di costruzione, cosa di moduli, tattiche, cioè, non servono. Cosa che invece il Napoli ha fatto per un mese e mezzo, ha lavorato quella, sul 4-3-3. Ma quella è stata un'operazione dettata dal carattere del personaggio, che quest'anno ha cominciato peggio dell'anno scorso, perché ha fatto un esperimento a 3 giornate, non si fa. E secondo, fa polemiche continue in conferenza stampa. Ha massacrato Meret per un mese, ma dico, lo senza vuoi nominarlo, però, ma lo vuoi vendere? Perché lo devi massacrare? E adesso Meret sarà il portiere del Napoli, se firmerà il nuovo del contratto. Ha detto che Osimhen è vero, ma lui non lo deve dire, che Osimhen non si supera l'uomo neanche, ma dico, ma tu sei il tecnico di questa squadra, ma sei sicuro che stai bene? La spalla si è fatto male, anzi, e c'è stato la spia, è venuto il KGB, Putin a mandare le spie a Castelvolturno, ma la cosa che non poteva mai tenere nascosto, ma in nessuna parte del mondo, nello spogliatoio parlano i muri. Sì. No, ma io vi devo dire la verità, quando oggi ho saputo dell'incidente di Spalletti, che fortunatamente già si è operato, sta bene, dovrà avere soltanto questo tutore, ma io mi sono sorpreso del contrario, cioè mi sono sorpreso che in 2 giorni non si è saputo nulla, cioè è proprio il contrario. Cioè, vabbè, comunque speriamo che anche lui trovi un po' di pace mentale. Tranquillità. Giovanni da Bosco Trecase, a proposito di Quaraschera, chiede al professor Trombetti, può fare il numero 9? Quaraschella. Guarda, io parto da un presupposto che è legato a quando giocavo io, come dice Enrico, nei campetti e per la strada. Quello più bravo poteva fare tutto, quindi può fare anche, no, ma non è un no. Ma no, no. Può, se tu lo adatti. E lì tu te lo ricordi che Nereo Rocco un anno ha fatto fare un centro davanti a Tivera? E sai chi erano gli altri due? No, non me lo ricordo. Antonelli e Novellini. Antonelli e Novellini. Vince un campionato con senza attaccante. Senza attaccante. Con Antonelli. Un po' la Guardiola. Novellino e fece il capocannoniere. Quindi i giocatori che hanno talento li puoi adattare. Ma viva Dio, adattiamo il meno possibile. Il tecnico, diceva Ferlaino, l'ho detto già un milione di volte qua, un allenatore, la prima cosa, non deve fare danni. E quindi deve cercare di mettere ogni giocatore nelle condizioni di rendere al meglio secondo la sua predisposizione. È vero, quello che fa meno danni è quello che fa. Se tu metti Raspadori a 50 metri dall'area, vuoi rovinare Raspadori. E dove deve giocare questo Raspadori? Scusate, io che stiamo volendo capire. Raspadori doveva essere l'elemento sostitutivo di Mertens. A proposito, Mertens è a Napoli.
È arrivato a Napoli, ve lo faccio vedere, è arrivato a Napoli, eccolo qua. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questo tweet del Ciolito. Eccolo qui, eccola qui, Champions League, non vedo l'ora di ascoltare quella musica del nostro campo e vivere quell'ambiente incredibile insieme ai nostri tifosi. Vamos, speriamo che sto Ciolito. Ma voglio sapere, Giovanni Simeone, quando gioca? Non lo so, vogliamo chiedere a Spalletti? Secondo me mai. Come non gioca mai? Allora, giù. Ma l'ha presa al Ciolito, scusami. Ma quando gioco, posso sapere? No, no, lo sappiamo. Con lo Spezia potrebbe giocare. Gianluca, possiamo fare un piccolo break, ne avevamo parlato prima. Come no? Dobbiamo mandare un abbraccio affettuoso a Mihajlovic. Sì, io volevo chiedere, l'esonero di Mihajlovic avrei voluto chiedere. Ha subito un trattamento inumano. Un uomo al quale io sono legato, che è un uomo frontale, come piacciono a me, che su Napoli e del Napoli ha detto sempre cose bellissime, senza interesse. Allora, la solidarietà a questo ragazzo, a questa persona, che vive un momento difficile, io non voglio dare nemmeno colpe, però io dico, tutto si può fare, ma c'è una maniera nelle cose. Il problema sai qual era, Guido? Senti, lì. Allora ti dico io. Calcio è figlio di risultati e il Bologna non va bene e lui non sta bene, ancora si vede la faccia sofferente. Io credo che l'errore sia stato quello di non interrompere e rispettare il contratto a fine dell'anno scorso, finito il campionato, si sapeva, perché lui ha avuto una recidiva e quindi soffre. Da un punto di vista umano, e te lo dice uno che ci ha passato, tu mezzogiorno del 15 agosto per te è sempre buio e quindi questo fatto che si poteva riflettere sull'umore della squadra poteva capitare. Loro hanno sbagliato i tempi. Hanno sbagliato i tempi perché adesso la cosa ha avuto una risonanza mediatica. No, ma poi l'hanno chiamato per di risolvere il contratto e ho detto no. Perché da ma poi è un lottatore. Però lo dovevano dire a fine campionato. Guarda, noi ti ringraziamo quanti avevi. Certo. Sui soldi. No, troviamo un altro ruolo. Troviamo un altro società. Ruolo. Tu devi stare bene. Ci sono tanti modi. Sono d'accordo. Però è una cosa che ha colpito, giusto il rilievo che ha fatto Guido, ha colpito lui molto. Poi in particolare con Napoli, i napoletani, è stato sempre generoso. Nei giudizi e nelle parole, io credo che noi abbiamo il dovere di mandargli così, metaforicamente, un grande abbraccio. Ma più che metaforicamente, non vorrei che questa mazzata psicologica lo possa, è quella la cosa che può essere importante, certo. Che non è questa quello che è una malattia particolare, però fa male. Ah beh, certo, questo mi pare fuori di ogni dubbio. Torniamo alle cose nostre, perché Pino Dal Vomero ci chiede, cosa che avevamo detto noi, come cambia la squadra senza Lobotka, se questo Napoli può fare a meno di Lobotka, che era stato una delle nostre... In questo momento no, e come dice Enrico, ma io mi sorprendo, perché sono cose talmente elementari, io poi sono un uomo modesto e dico, se lo capisco io, com'è che non lo capisce Ancelotti? Questa squadra deve giocare a tre in centrocampo con Lobotka, metronomo. Ci sono altre cinque. Ma le può giocare tutte e 39 Lobotka? Allora, secondo me tendenzialmente sì. Ove mai debba essere sostituito. Non è stato neanche inserito nella lista della Champions League. Giocherà quell'altro, giocherà l'altro. Quindi neanche inserito. Qualche partita, qualche stagione si può fare anche in un altro modo. Il francese... come facciamo noi qui, no? Dalla polvere all'altare, dall'altare alla polvere. Il francese, diamogli il tempo, un momentino di tempo, perché è un giocatore forte. No, su questo è stato pagato 2 anni fa 70 milioni di euro. Sa giocare a calcio. 70 milioni di euro 2 anni fa. Volevo chiedervi, oltre di Lobotka, volevo chiedervi anche se via, ne abbiamo parlato prima perché ovviamente abbiamo incentrato il nostro discorso su Napoli-Liverpool, su questa questione dell'Atalanta. Cioè, oggi c'è stato, lo voglio raccontare, la moglie di Deron che ha manifestato vergogna e sorpresa e negativa protesta di come l'Atalanta nella sua storia è prima in classifica dopo 100 anni di storia, eccetera,
i giornali portano questa notizia a pagina 24 dei vari giornali. Quindi ha manifestato questa... Cioè, abbiamo fatto passare un po'... E dov'è questa signora? De Ron è straniera, quindi è... De Ron, no, olandese, olandese. De Ron è olandese. Guarda, e secondo lei, quando dici tu, in Olanda l'Ajax è più importante o meno importante dell'Utrecht? L'Ajax è assolutamente più importante. Se vendono i giornali, li vendono più a, ad Amsterdam o a Utrecht? Assolutamente. Però, dire... Allora, se deve essere la risposta. No, ma comunque è una squadra che senza Zapata, è molto ben condotta, perché il tecnico dell'Atalanta sa di calcio, e non c'è che dire. Però, Gianlu, sono 5 giornate. Ho capito. Però il Torino ti ricordi? Il Verona l'anno scorso te lo ricordi? Sì, il Verona non me lo ricordo l'anno scorso. Però allora, c'è stata l'Atalanta Cremonese. Annate di squadre che praticamente sono annate d'oro. Fanno sesto, settimo, ottavo, la stessa Fiorentina, no? Certo. Non so se me lo spiegato, no? Stava là. Hai visto, a proposito di turnover, però vi voglio segnalare su Italiano che anche lui ha fatto turnover, 9 giocatori e ha perso Udine, che poi l'Udinese si è visto che con la Roma, insomma, comunque non è una squadra in questo momento in grande forma. Italiano però ha detto, io ho perso Milenkovic, per non fare turnover ho perso Milenkovic che si è stirato, Lukaku. Voglio dire... Ma Milenkovic c'è uno. Sì, ho capito, però voglio dire, il fatto della gestione... Ma parla assume Italiano. Milenkovic, che ruolo fa? Il centrale difensivo. Ah, e lo cagnava, era lui. Quindi era notte. Noi la dobbiamo smettere con gli alibi degli allenatori. Gli alibi. Sarri, Kogan, Spalletti, non so che boh. Non hanno la personalità. E chi sta 9 giocatori? Ma i 80 anni che sono in due. È veramente insopportabile. È vero che si fanno 50 partite, prima non si facevano. È vero che si corre di più, prima si correva di meno. L'intensità è maggiore. Ma piuttosto che il turnover, tu fai giocare 60 minuti, poi lo sostituisci. 70 minuti, poi è la stessa cosa. Ragazzi, io voglio dire in maniera molto chiara. Il Napoli gioca domani sera con il Liverpool. Sabato c'è la partita con lo Spezia in casa, questo maledetto Spezia, Enrico, che due volte per due anni. Poi il Napoli la settimana prossima c'ha due trasferte, Rangers, Glasgow e Milan, Milan-Napoli. Secondo voi, Spalletti, sabato con lo Spezia, non fa giocare a Trombetta, a Boccagni, a Vigliotti, a Fedele? E perdono dopo la partita. Ma non l'ha pensato. Ma perché? Ma come perché? Ma perché ne faccio mai 60 minuti? Ma perché? Io ragazzi. Ma ha cagnato pallone, no, non ho capito. Non è cambiato il pallone. Ma tu hai 5 sostituzioni pure. Fai giocare la squadra. Metti in una ipoteca. Non rischiare. Ma che stiamo pazziando? Allora ti dico, no, allora facciamo giocare a Sirico. Poi facciamo giocare a Jesus. Poi facciamo giocare. Come siamo tutti si è piaciuta Olivera nazionale Uruguay. Vabbè, poi facciamo quando belè, poi facciamo quel raspadone. Ma stai scherzando? Tu puoi fare un turnover, ma di un paio di giocatori. Tre! Vabbè, tre giocatori, non di più. Non devi cambiare il modulo. E poi a 60 minuti, a 70 minuti fai uscire. Lui sta amministrando Cava molto bene. Perché è un giocatore che non è abituato ai nostri ritmi, fai caso, 5 partite, 5 sostituzioni. Insomma, quindi questo lo capisco. Però se io poi devo mettere la testa nella ghigliottina per fare il turnover, perché sennò poi quello si infortuna, ma dico, ma il Milan che noi andremo a incontrare, Enrico, fa le stesse partite nostre. Il Milan, tant'è che il Milan fa turnover con il Sassuolo, cambiando 6 giocatori, anche il Milan, anzi 5, e pareggia 0-0. Anche il Milan ha fatto turnover con Sassuolo e ha fatto 0-0. Ho capito, ma io vi sto dicendo quello che potrebbe accadere. Poi non mi chiamate sabato alle 2 che mi scrivete. Ma diciamo sempre le stesse cose. Perdono. Il Napoli. Io ve lo dico prima. Ma il Napoli ha le squadre di calcio. Da quando è nato il calcio, prima non c'era la sostituzione, nei tempi moderni, negli ultimi 10-12 anni, è formato da uno scheletro, da un'anima. Che non si può cambiare. Che non si deve cambiare. Ma Spalletti non la cambia, ha fatto 5 volte la stessa formazione, anche domani, giocano tutti i 11.
Sì. Cavolo, non mi mandi manco a me. No, ha fatto questo perché c'erano Lazio e Liverpool. No, voglio sapere. Cavolo, non mi mandi manco a me. Ma no, ce l'ha detto io. Lui ha fatto una sola cosa, giusta, e questo bisogna darne a. I due mediani erano due giocatori fisici. Esatto, anche Sandro e Arrivo. Avevi detto tu la quello settimana scorsa. Quello che si era detto. Però ha tolto il giocatore perno. Lobotka. Cioè quello a cui tutti i giocatori della difesa guardano per consegnargli la palla. Ma infatti fate caso che Lobotka ha un pregio straordinario di farsi vedere per 90 minuti. Esatto, fa un po' quello che c'ha una capacità eccezionale di dettare il passaggio e toglie il compagno dagli impicci, sempre. Gianluca, da che mondo è mondo, ci sono dei giocatori, virgolette, insostituibili. Non significa che questo è il più grande fuoriclasse di tutti. Assolutamente. Ma in questo Napoli è insostituibile. Ma ricordate sempre un famoso Fusibile. Era Petagno Fusibile. Bravo, Ciccio Romà. Costa 10 centesimi, però fa funzionare la fuga del parquet. Costa poco, però unisce il parquet. Cioè questo è importante. È chiaro, ma perché volete sempre creare queste lucubrazioni? Ma dobbiamo, un pallone semplice. Dobbiamo sperare che Spalletti regga le tensioni. Perché io lo vedo troppo suscettibile a rispondere in maniera a volte fuori tono. Anche sulle stupidaggini e mi sorprende. Lui, se io avessi la possibilità, gli farei una domanda. Dica, ce la trasferiamo. Mi spieghi perché hai fatto spendere 35 milioni perché l'hai voluto tu fortissimamente per un giocatore che adesso non sai dove far giocare. Devi far giocare fuori ruolo. Gioca Simeone. Questa è una domanda che comunque credo che avremo il tempo e il modo di farlo. Siccome dobbiamo dare sempre soddisfazione agli amici a casa, cioè scrive Gennaro Dalla Pigna, che ci ricorda che, secondo lui, è motivo di cui affido, che non era Rocco che fece giocare Rivera centravanti, ma Lidl, ma è l'anno della stella. No, anche Rocco. Anche Rocco. Sì, vabbè. Anche Lidl. Allora, lui non sbaglia, ha ragione. Diciamo anche che lui ha ragione anche e tu non hai torto. Ma Lidl mi ha fatto due grandi cose, senti. Far giocare, ha ragione. Non era Rocco, era Lidl, ma ha fatto una delle cose, era esonero. Sì, ha fatto una... No, sai quale? Quale? Far giocare Sebino Nela a destra! Che lui era un mancino... A destra! Un mancino d'oro. Hai capito? Abbiamo dato soddisfazione al nostro amico. Ha ragione Gennaro. Bravo Gennaro. Guido, mi racconti come vivi sta partita di domani? Cioè, vuoi dire... Ovviamente. Io devo confessare una mia debolezza. A me la tensione mi dà il campionato, non me la dà la Coppa Campione. E sai perché? Perché la Coppa Campione mi sembra sempre... Poi non ci arrivi. Bravo, una cosa senza speranza. Mentre il campionato, io la domenica ti rifai, l'anno scorso, uno si rifà, sotto sotto c'hai sempre il pensierino inconfessato. È vero, questo è forte. Ma io non riesco ad avere il pensierino inconfessabile di vincere la Champions. Signori, abbiamo credo solo con Angelotti e con Mazzarri. In due occasioni abbiamo passato il primo turno. Di finale. Poi non abbiamo mai passato il primo turno. Io mi auguro che il Napoli passi il turno, perché ogni anno facciamo 100.000 storie che dobbiamo andare in Coppa Campione e poi riusciamo. E questo può essere l'anno giusto, sai perché? Perché abbiamo un girone forte, equilibrato, molto significa forte. Significa che il Ranger deve giocare con Lidl. E non ci sono cuscinetti. Devono scornarsi tra di loro. E poi devo dirvi la verità, Roma Docet l'anno scorso, nella denegatissima ipotesi, utilizzo un termine caro al professor Boccagna, nella denegata ipotesi le cose non dovessero andare bene, con il terzo posto si va a fare l'Europa League. Insomma, voglio dire, un cammino in Europa League mi sembra anche... Io spero che io dico che possiamo, non è facile, ma... L'Ajax si è indebolito molto, perché con la cessione di Anthony, l'Ajax è sicuramente Possiamo. Assolutamente.
le tre partite fuori casa che sono micidiali. Sì, lo rifaccio rivedere. Henry, no? Giocare in Inghilterra è terrificante. Sì, beh, l'ultima gara. Io ho detto Inghilterra in senso sì, il professor Boccagni, Regno Unito. Il professor Boccagni ha detto una cosa giusta dicendo che l'ultima partita, attenzione, Liverpool-Napoli, dove si decide la qualificazione. Però Potrebbe anche essere che Liverpool è già primo in classifica, è già qualificato e potrebbe quindi avere un coefficiente di difficoltà. No, ma quelli sono santi che non fanno miracoli. Cioè tu quando vai a giocare lì, quella è gente che se la gioca, Gianluca. Sì, no? Domani sarà interessante vedere anche Rangers e Ajax, si gioca ad Amsterdam, all'Arena Amsterdam, Ajax e Rangers. Non dovrebbe vincere l'Ajax. Sì. Perché poi se vince l'Ajax non dobbiamo... perdere a Rangers, esatto, era con le due trasferte, insomma, è molto complicato. Lo seguiremo, bisogna vivere alla giornata, però quello che invece mi riempie di gioia è che lo stadio è di nuovo pieno in campionato, ecco, è vero. Questo dimostra la gente vuole la società ha fatto dei gesti negli molto ultimi 15 giorni, sono eccezionali. Una comunicazione, aprire lo stadio gratis, senza un cambiamento. 3 euro, 4 euro per un biglietto. Guido. È stato un cambiamento. Guido, una rivoluzione copernicana. Una rivoluzione copernicana ed è bastata questa scintilla per dare anche l'alibi a quello che faceva il più difficile tornare allo stadio. È vero, che è vero, la è vero. Gente che non ci andava. No, Napoli, domani si vive la famosa giornata in attesa che arrivano le 21 per Napoli. E poi vedrai che con lo Spezia saremo lì anche pieni. Assolutamente. Perché... sì. No, lo Spezia puoi andare. Vai per... Siamo lì. L'Atalanta gioca la domenica, quindi se tu batti lo Spezia. Cioè, lo so, e noi turismo Spezia, e quindi voglio dire, c'è un appuntamento da ricordare molto interessante, tra i tanti convegni, la nuova stagione sportiva, un salto nel buio, si terrà al MAN venerdì prossimo 16 settembre, non questo venerdì, Maurizio Marassi, sì, c'è Maurizio Marassi che ha promosso questo convegno, davvero tantissime eccellenze, ricordo oltre all'assessore allo sport al Comune di Napoli Emanuela Ferrante e al professor Marassi, ovviamente arriva anche il professor Dino San Giorgio, il professor Gigi Amore, Gina Amore, che ci accompagna con Kinesio Lab ovviamente in questa avventura, c'è anche il grande campione del mondo olimpionico Pino Porzio, insomma una serie di grandissimi personaggi. Manfredo Fucini, la storia del basket. Ricordo l'appuntamento venerdì 16 settembre alle 15, sala eventi del MAN a Piazza Museo, quindi un convegno benissimo, di grandissimo spessore. Bravo professor Marassi. E questo è tra l'altro anche, diciamo, un segnale molte volte criticatissimo di questa nouvelle vague di direttori dei musei che aprono i musei anche ad attività non... Ricordo che facemmo il festival di Maradona in un... e ci è voluto coraggio perché sono stati sommersi di critiche, quindi dal mio punto di vista tutta l'ammirazione. Velocemente, gli uomini che hanno coraggio. Maurizio ha fatto una bella... C'ho 120 secondi per la sigla, mi dovete rispondere velocemente. Sì. Prima uno su il nostro amico che ci scrive, dite al professor Trombetta che Raspadori potrebbe essere venuto a Napoli per l'anno prossimo quando cederanno Osimhen. Un investimento eccetera. Mentre Raffaele da San Giorgio chiede all'infedele, ma De Lofeu, un calciatore straordinario, non sarebbe potuto essere lui uno degli acquisti? È un giocatore che in realtà mi sembra che accompagni meglio la prima punta, perché l'ho visto contro la Roma, a saltare l'uomo è forte. Sì. Però c'è un però. Nel Milan non ha fatto bene. È vero. Perché? E non si sa. Non bella, quando torno in forma dovremo vederlo. Guido che ci saluta, ragazzi, devo salutarvi, purtroppo sono le 23, poi se no c'è la replica che salta. Grazie al professore, al capitano Guido Trombetti, voglio fare un ringraziamento particolare al professor Boccagni che è rimasto fino alla fine della trasmissione per farci compagnia, così come a Salvio Salzano che è venuto e al grande Paolo Cannavaro, mister Paolo Cannavaro che è stato in collegamento con noi. Il ringraziamento e il saluto va al mitico. La replica dopo il telegiornale. Dopo il telegiornale, Fabio La Consol, vi raccomando, il telegiornale mitico di Telepomero, subito dopo alle 23.30 circa la replica dell'Infedele con Enrico Fedele. Giovedì, non ve lo perdete, alle 21, giochiamo d'anticipo speciale Champions, tutto su Napoli-Liverpool, poi domenica lo Sport in Campania, poi lunedì il bello del calcio qui a Telepomero e martedì di nuovo. Mercoledì. Mercoledì, scusami, grazie. Però
La trasmissione principe è sempre la nostra. Noi siamo capitana, noi siamo capitana all'infedele. Mercoledì, dopo Rangers Napoli, mercoledì l'infedele. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, grazie regia, Giulio Tammaro e tutta la squadra.